Siamo con Danilo Pagano al termine dell'incontro fra Murangeli e Cella. Danilo, primo tempo forse meglio il Murangeli, poi nel secondo tempo siete entrati con un altro spirito, un altro piglio, ma non è servito. Primo tempo nettamente meglio loro. Noi secondo me abbiamo pagato l'approccio, abbiamo avuto una, comunque nel giocare male abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Casanova, primo tempo. Secondo tempo loro sono stati in vantaggio, poi loro sono calati, secondo me secondo tempo, e noi abbiamo avuto almeno 4-5 palle gol, l'ultima di Laurino clamorosa, cioè a tu per tu col portiere, e non è entrata. Purtroppo è così, quando non entra, non entra. Onore a loro, complimenti, e noi dobbiamo rimboccarci le maniche ora con la Cornianese e andare a affrontare questa finale playout. Ecco, nella finale playout dovreste essere in vantaggio negli scontri Sì, diretti, però però non credo che andrete lì per il no, pareggio. conta poco, già oggi si è visto che comunque vedi loro avevano i due risultati, però poi la partita è stata aperta, c'è andata e ritorno, quindi non vale niente il pareggio, secondo me sarà una battaglia contro una squadra che comunque già sabato scorso ci ha fatto 3 gol in un tempo, poi siamo riusciti a ciuffarli. Oggi c'è solo amarezza per il primo tempo perché secondo me avessimo affrontato la partita con una testa un po' più sgombra, avremmo fatto sicuramente meglio, però dai, andiamo avanti, già è stata una rincorsa importante. Anche perché nel secondo tempo, come dite giustamente, si è vista una cella viva, una cella che comunque No. subito il gol ha smesso di crederci, Sì, anzi, forse è entrata rinvigorita ancora. secondo tempo a mio avviso abbiamo avuto 6 palle gol, ma clamorose alcune. La squadra è viva, poi abbiamo giocato all'attacco, purtroppo è mancato solo il gol. Secondo tempo non posso rimproverare niente. Il discorso è che mentalmente queste partite non le puoi approcciare sbagliando un tempo, perché sbagli un tempo, vai sotto e poi, come hai visto, non fai gol e vai a casa e devi rimboccare le maniche. Grazie mille e in bocca al Grazie, lupo. grazie, ciao.